Chi sei io, Signore? Dove cercarti? Come ascoltare la tua voce? Come incontrare il tuo volto? Sono queste le domande che popolano la nostra fede. La arricchiscono, la rendono dinamica, potremmo dire effervescente. Sono le domande dei credenti che vogliono capire, vogliono penetrare il mistero. Sono le domande del credente che oggi vuole scoprire qual è la volontà di Dio, dov'è Dio. Ma sono anche le tante, numerose domande di senso, che sono nel cuore anche di tanti fratelli non credenti. Sono nel cuore, io direi, di ogni uomo e donna di questa terra. Bene, queste però non sono domande che popolano il cuore dell'uomo. No, in queste domande è vivo, è presente anche Dio. È presente quel Gesù di Nazareth che oggi cammina per le nostre strade come 2000 anni fa camminava per le strade della Giudea, della Galilea, della Samaria, della Palestina. Questo stesso Gesù di Nazareth oggi, probabilmente affiancandoci, camminerebbe per le nostre strade come tanta gente qui e forse riderebbe di alcuni nostri interrogativi, di alcune nostre voglie di dimostrare l'indimostrabile. Già, perché quando noi diciamo Gesù di Nazareth, diciamo sicuramente un uomo, qualcuno che è vissuto, che ha camminato su questa terra come noi camminiamo oggi, ma diciamo anche un di più che non può essere che creduto, non può che chiederci di giocarsi e di giocarci nella fiducia. Questo Gesù di Nazareth oggi ci direbbe: non cercare di dimostrare l'indimostrabile, perché questo è Dio tra noi. Vai al cuore del messaggio, guarda oltre, penetra quelle domande, non fermarti, non cercare dimostrazioni lì dove puoi incontrare la vita. Oggi Gesù rallenterebbe un attimo, ci direbbe: aspetta, entra in queste domande, entra in quel chi sei, o Signore, entra in quel dove posso incontrarti, dove posso ascoltare la tua voce, come posso scoprire che ci sei. Entra in queste domande, perché lui ci dice: quello che è accaduto 2000 anni fa oggi continua ad accadere. Anche oggi, ci direbbe Gesù, quegli incontri, gli incontri che lui faceva, diventano incontri possibili, perché l'umanità ha sempre lo stesso volto, ha il volto dei giusti e degli ingiusti, ha il volto dei santi e probabilmente dei peccatori. Anche oggi, quello stesso Gesù, con lo stesso volto d'amore, percorre queste strade e ci incontra nella nostra fragilità, e lui oggi ci direbbe: chi incontra me, incontra la vita, chi incontra il mio volto si sente amato, chi incontra me scopre la pace, gusta una felicità che è felicità nuova e felicità piena. Oggi, cari amici, ci è chiesto di metterci insieme a quei peccatori, a quelle prostitute, a quei malati, a quegli indemoniati che oggi, come ieri, Gesù continua a guarire, perché noi che li guardiamo da lontano non siamo in realtà molto più diversi da loro. Bene, i peccatori e le prostitute sono forse fuori dal nostro mondo? Sono fuori dalla nostra realtà? Quante volte anche noi ci prostituiamo ai tanti idoli, agli idoli dell'amicizia, agli idoli dei soldi, del potere, del denaro? Quante volte la finanza, l'economia, il conto in banca può diventare un idolo? L'amicizia, l'ho detta per prima, perché quando l'amicizia si costruisce a scapito dell'amico, quando l'amico diventa solo uno strumento del mio star bene, sì, allora l'amicizia diventa una delle tantissime forme di prostituzione. E quanti indemoniati oggi? Non pensate agli indemoniati immaginando nella vostra mente scene di film da esorcista o da tutto quello che potete vedere. Non pensate a quei demoni che vengono allontanati dagli esorcisti. No, pensate a qualcosa di molto più concreto. Quanti demoni vivono nella nostra stessa vita? Già, lì dove il nostro modo di vivere concretamente, lì dove il sesso, il potere, i soldi ad ogni costo diventano demoni che ci attanagliano, ci stringono e condizionano ogni nostra scelta. Allora, peccatori, prostitute, il Signore oggi li incontra, li abbraccia, li riempie di vita nuova, li ama.
poveri, poveri ed emarginati, guardati da noi da lontano, oggi presenti più che mai, emarginati che portano con sé ferite, vita, sogni, come noi, come ciascuno di noi. E quante volte ognuno di noi con le proprie diversità diventa un emarginato, quante volte la diversità, la disabilità diventa un limite forte che ciascuno di noi mette e tenta di allontanare dalle proprie scelte di vita. No, tutto questo il Signore lo guarisce, tutto questo il Signore lo incontra, lo tocca, tutto questo il Signore lo ama, lo riempie di vita. Ecco, in queste diversità, in queste forme di prostituzione, nei tanti demoni, no, nessuno di noi è escluso. Il Signore rivela il suo volto lì, è lì che ci incontra, è lì che ci dice: venite, guardate le vostre fragilità, ma poi guardate me, guardate le vostre povertà, guardate i vostri limiti, guardate tutte le vostre ferite, ma poi giratevi, voltatevi verso la croce, è stata innalzata per tutti, guardate e ricordate nella vostra mente, nel vostro cuore, quel sì che io ho detto una volta per tutte al Padre, perché tutto il mondo si sentisse amato, perché ognuno di noi, ognuno di voi, ciascuno potesse sentire nella propria vita di essere non venuto dal caso, non uno tra tanti, ma di essere un unico, di essere un prezioso, di essere un amato. Ecco, chi sei io, Signore? Questa domanda ritorna forte in noi, cari amici, e ci spinge ad andare oltre. Il prossimo passo che ci chiederà di entrare nel senso, nella forza della fede, di una relazione da costruire con quel Gesù che a noi svela il suo volto come colui che ama. Noi, nel suo sì, siamo delle diversità amate, siamo delle creature amate. Siamo dei figli. Lui, amando noi, ama tutti. Scoprirti dentro me, nel mistero della vita, che palpita d'immensa nostalgia. Scoprirti dentro me e chiederti il coraggio di vivere